Un saluto a tutti. Oggi parliamo della situazione degli uffici giudiziari del nostro municipio. Il tredicesimo è il municipio più popoloso di Roma, ha più abitanti dell'intera città di Terni e, come giusto che sia, dispone di due uffici giudiziari, il Tribunale e il Giudice di Pace. Presto però le cose potrebbero cambiare in peggio. Se oggi infatti è possibile ottenere ad esempio l'annullamento di una multa ingiusta, ovvero opporsi ad una cartella pazza di Equitalia, recandosi ad Ossia nella sede del Giudice di Pace di Via Casana, presto questo potrebbe non essere più possibile. Il governo infatti vuole risparmiare ed ha in questi giorni presentato uno schema di decreto legislativo recante appunto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che prevede la soppressione prima e l'accorpamento poi di ben 674 uffici del Giudice di Pace su 846. Tra questi purtroppo è compreso l'ufficio del Giudice di Pace di Ostia. Questo significa che, sempre per restare nell'esempio appena fatto, per ottenere l'annullamento di una multa ingiusta bisognerà recarsi a Roma e precisamente a Via Teulada. Se il governo non tornerà sui suoi passi, sarà possibile evitare l'eliminazione dell'ufficio solo se il sindaco di Roma entro il 15 marzo si impegnerà a farsi carico dei costi del suo mantenimento, compresi quelli del personale e delle strutture. È evidente che si tratta di una scelta illogica e sciagurata, che non tiene conto delle specificità del nostro territorio. Come si può infatti pensare di realizzare risparmi privando una popolazione di 250.000 abitanti del proprio giudice di prossimità? Un giudice che tratta oltre 7.000 procedimenti all'anno per riversarne l'intera mole sull'ufficio di Roma che è già al collasso. Così facendo i cittadini e gli avvocati saranno costretti a pesanti e costose trasferte ed i tempi di definizione delle cause si dilateranno a dismisura. Evidentemente lo scopo è quello di rendere più gravoso l'esercizio del difesa da parte dei cittadini, diritto che è stabilito dall'articolo 24 della Costituzione. Ancora una volta si deve registrare un provvedimento contro gli interessi della collettività, in nome di un falso efficientismo e della razionalizzazione delle risorse, che invece tale non è. E ciò tanto è più vero se si considera che le sedi giudiziarie che verrebbero colpite da questo assurdo decreto legislativo, negli anni in cui hanno funzionato, hanno mostrato di amministrare la giustizia secondo i criteri del buon andamento e della imparzialità. Per questo la reazione degli avvocati del litorale, di esponenti politici e di numerosi cittadini è stata immediata. Mentre vi parlo è possibile esprimere il proprio dissenso firmando una petizione contro la chiusura presso la stessa sede del Giudice di Pace di Ostia in via Casana. Invito quindi tutti coloro che hanno a cuore l'esercizio del proprio diritto di difesa a sottoscrivere questo appello. C'è da sperare che ci si avveda in tempo del grave errore che sta per essere commesso. Se ciò non dovesse avvenire, sono certo che seguirà però una vera e propria mobilitazione dei cittadini e dell'avvocatura in tutte le sue articolazioni. Una mobilitazione tale da riuscire ad ottenere, come previsto nel citato decreto legislativo, che sia il sindaco di Roma a trovare la copertura finanziaria necessaria alla prosecuzione dell'amministrazione della giustizia nel tredicesimo municipio.